Ciao e benvenuti nella magica atmosfera del mio studio. Oggi parleremo di borace che ho qui sul tavolo. Vediamo un po' di capire perché si usa in oreficeria e soprattutto come lo si usa. Ah, le voci di dentro. Freud, ancora tu, ma sei che stavolta? Sentiamo. Hai invitato una donna a pranzo e hai detto fama alla romana. Al primo appuntamento. Senti, niente, devi proprio cambiare perché così non vai bene. Secondo me no, hai dei problemi, tu ti devi curare. Non vai mica, per me non vai bene. Cioè proprio, ma ti mancano le basi, l'ABC, sei terra terra, sei superficiale come uomo. Vabbè. Adesso devo parlare del borace. 15 secondi di terapia con me costano 150 euro. Mettili sul tavolo, niente ricevuta, vero? Ok, ciao, non è che devo lavorare. Terra terra, terra terra. Amici, il borace. Il borace non è altro che un minerale conosciuto sin dall'antichità ed usato sin dall'antichità anche in oreficeria. Si presenta sotto varie formulazioni, però ha due principali funzioni veramente molto importanti. È un flussante e un disossidante. Qui stiamo preparando un disossidante. Attenzione, qui utilizziamo il borace sotto forma di acido borico. E a cui uniamo dell'alcol denaturato a 90 gradi, più o meno in uguale misura, il 50%, vedete, mescoliamo, che va all'interno di un contenitore a chiusura ermetica, in modo che non evapori l'alcol, e si usa nella fase della saldatura, perché va detto che il borace in questa formulazione si usa per saldare, principalmente viene usato per saldare. Quando serve saldare un pezzo, lo si può immergere completamente in questa mistura di alcol e borace. Vedete, rimettiamo tutto in movimento perché si depositi il minerale sopra il pezzo. E possiamo poi, abbiamo due possibilità per far asciugare la parte alcolica che non serve, serve principalmente quella, il borace, che faccia da protezione contro l'ossido. Abbiamo la possibilità di lasciare asciugare all'aria la parte appunto alcolica, oppure possiamo usare una fiammella. La fiammella brucia l'alcol in un momento, rimane solamente la patina biancastra e in questo modo l'ossido viene tenuto lontano, non si forma quella parte nera brutta sulle zone non da saldare, che non sono interessate alla saldatura e che quindi poi sono difficili anche da levare, quindi è un protettivo di fatto. Però il borace è anche un fluidificante, o meglio un flussante. Qui lo usiamo in una formulazione diversa. Si presenta il borace flussante sotto forma di pasta oppure di cono. Non escludo che ci siano anche altre formulazioni. Il cono, quello che ho io che dura tantissimo, dura anni, insomma, si passa con un po' di acqua, attenzione qui si usa solamente acqua, all'interno di un piattino che abbia una struttura, una superficie piuttosto ruvida. Si forma un po' di pastella, questa pastella si passa sulla giuntura che va saldata, se ne mette un pochino ed ha la funzione di mantenere pulita questa giuntura e di aiutare il materiale che abbiamo scelto per saldare, il materiale saldante, a fluire, flussare appunto all'interno della giunzione. Qui ho scaldato leggermente il flussante a base di borace, metto il materiale saldante, poi con una torcia molto facilmente passo alla saldatura. Quindi avete visto due funzioni diverse, quella di flussante in questo momento e quella di disossidante. Però non finiscono qui le funzioni del borace, perché ce n'è un'altra molto importante. Se ricordate, abbiamo anche vetrificato dei crogioli a base di borace in polvere. Lo abbiamo fatto perché ad alte temperature il borace diventa così, praticamente si vetrifica.
Allora, se volete vedere questa parte, vi rimando al video dedicato. Eccolo qua sopra. Vi mostro come è fatto. Allora, sono cristalli di borace. Vedete? Toccate sempre con i guanti, mi raccomando, perché comunque il borace è anche tossico. Viene utilizzato in industria, viene utilizzato a casa, ma è sempre anche un pochino tossico. E questo è il suo aspetto. Amici, avete capito perché si usa il borace in oreficeria? Io spero di esservi stata utile. Fatemi sapere se avete dei dubbi. Sarà mia cura rispondere alle domande. E intanto guardate questi tutorial, perché ci sono tante altre cose che ci riguardano e che vogliamo imparare insieme. Io vi aspetto la prossima settimana, e mi raccomando, non si fa la romana, non si fa la romana al primo appuntamento.